Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul nostro canale. Oggi siamo qui con un nuovo episodio di Endplay e vogliamo proseguire quella serie che è stata introdotta un poco tempo fa, ovvero The Legend of Zelda Battle Quest. Ormai dovreste già conoscerlo questo minigioco, quindi non servono introduzioni e iniziamo subito con una battaglia. In due giocatori. Due giocatori ovviamente. Selezioniamo di nuovo i nostri Mii. I nostri Mii, eccolo qua il mio bellissimo Mii con la maglietta gialla. Praticamente siamo identici, soltanto che uno è più scuro e l'altro ha gli occhiali. E l'allegrissimo Mii di Bordi, insomma, con il suo bel sorriso. Eccoci qua, io questa volta faccio l'arciere, ovviamente, il ruolo che più mi si addice in questo gioco, mentre Riccardo, come al solito, in prima linea. In prima linea a fronteggiare tutte le avversità. Bene. Lui in teoria dovrebbe essere più bravo nel non colpire il compagno. Molto bene. Ah, ti vedo, è là. Forza compare. Yeppa. C'è un'orda di goblin, non so neanche come chiamano, bublin. Sono nomi stranissimi sti qua. Ah beh, come se importasse. Vai. Occhio che ne hai due dietro. Bravo. Grazie. Eccoci qua. Molto bene. Ragazzi, prima di iniziare, per supportarci in questa nostra impresa nel conquistare la Triforza, vi ricordiamo di lasciare un like e soprattutto, insomma, di commentare per darci supporto in questa nostra nuova serie di Endplay. Tra l'altro non so se avete notato il gioco di parole Endplay, Gameplay, insomma, un po' una chicchetta. Ci abbiamo perso su, tipo 10 miliardi di notti, più o meno. Caramo, che esce. No, mi esci uccellacci maledetti, già perso no, due cuori. Due cuori, vabbè, nulla di che. Adesso abbiamo delle gelatine, quelle robe lì. Sì. Che sono? Non ho mai capito. Sono stati nemici, penso, presi da Link to the Past, forse. O forse addirittura dal primo Zelda, sti qua sono. Non mi ricordo il nome. Però mi ricordo che erano odiosi quelli elettrificati. Occhio che c'è un cecchino. L'ho ucciso. Davvero? Sì, c'è un... Sono stato sbalanzato in giro. Ah, è l'altro. Attento, tu proteggiti che io uccido i cecchini da. Vai, cecchina. Porco cane. C'avevo qualcuno dietro. Ho perso un cuore. Dai, tranquillo. Ci siamo, dai, ce la possiamo fare. Se non sbaglio, se stai fermo là sopra c'è l'uccellone che ci dà il cuore. Bene. Vai. Ma okay. Ci ha dato il cuore. Sì, ci ha dato il cuore. Attento, mamma mia. C'avevo un nemico qua davanti che... Adesso vengo lì e ti amo. Scherzo. Perfetto. Due cuori, ragazzi, non siamo andati proprio bene. Due cuori e però bene. Dai, terzo livello si inizia. Vede che la difficoltà inizia un po' ad aumentare, insomma. Ve lo assicuro che può sembrare un minigioco molto facile, però non lo è per niente. Se provate a giocarlo. Ok. E devo dire che è anche abbastanza divertente, sì, per sì, essere. Essendo un gioco in cooperativa, veramente uno. Poi siamo in due, se, sì. Se fossimo cinque giocatori, poi... Uno tra i meglio studiati dell'intero parco titoli di Nintendo. Insomma. Quasi tutti sono studiati ad hoc, sì, tra l'altro, quindi... Essendo poco da dire. Il titolo di lancio per eccellenza della console, deve essere ben fatto e sfruttare appieno. Questi sono degli ottimi nemici. Sì, io li devo colpire nell'occhio avendo la freccia, mentre tu devi avere la giusta direzione, diciamo, della spada per ucciderli. Attento che ci sia un cecchino. Sì, quindi... sì, l'ho visto. Ok, l'ho fatto fuori. C'è un uccellone che ci dà un cuore. Grazie. Vabbè, io mi fermo. Ok. Perfetto. Bene, andiamo. Proseguiamo. Stiamo andando molto bene qua. Sì, qua diciamo prosegue un po' senza intoppi, quindi molto bene. Ci può stare. Qui cosa bisogna fare? Colpire? Ah, devo colpire lei. Una tuna, io vabbè. Ce l'ho fatta, era da colpire l'una dopo l'altra. Vabbè. Ottimo. E qui abbiamo una serie di sgherri. Okay, però ci sono i magici e il sì, c'è l'uccello che provo a colpire da lontano, non ce la faccio. Cecchinato, eccolo qua, bene, fuori. Aia, stai attento, provo a difendere. Purtroppo quelli lì sono... Stai fermo che ti... La mia pecca. Perfetto, no, proteggiti ancora. Tu sei tranquillo. Eccolo qua. In pratica... Cioè, essendo io il più vicino, l'avversario colpisce me, però essendo con lo scudo alto, lui è anche esatto. Lui sicuro. Tanto che qua c'è il boss, mi esatto. Pare. Esatto, e abbiamo solo due cuori, ragazzi. Non sarà per niente facile. Bisognerà stare attentissimi. Non saranno mica questi due cosetti qua. No, sarà questo qua. Ai.
Attenti, perché non voglio perdere. Attento a schivare. Dai, dai, dai. E comunque sarà una bella sfida. Ok, uno sgherro buttato giù, attento, bene, giù l'altro. Adesso io gli sparo da distanza. Sì, sì. E un po' di male di qua. Bravo. Aia, si sta avvicinando a me. Ok. Ok. Perfetto. Nel culo, proprio la freccia. Infame. Per tutti coloro che hanno giocato a Zelda sapranno benissimo il potere della freccia di luce che veniva data sempre alla fine per sconfiggere il boss. E anche in questo caso, ragazzi, mi è stata utile. Triforza anche di questa di questo livello conquistata. Lui è stato il migliore perché la raccoglie. Sono il Link verde. Io sono quello monco. Notare che quando i due eroi subiscono danno hanno le maglie strappate. Continuiamo con il livello 4. Ne abbiamo 9, quindi è ancora un cammino abbastanza lungo. Miniera di Ganon. Miniera di Ganon. E dal nome si preannuncia già uno scenario non troppo facile, ecco. È una miniera. No, il fatto che ci sia Ganon, insomma, il boss per eccellenza del videogioco. Adesso difficoltà a premere inizia. Eccoci qua. Ah, dei Goron, no di Ganon. Ah, ho letto io miniera male. Di Goron, allora niente di che, insomma, i Goron li conosciamo tutti. Cioè, chi ci ha giocato sono quei cosi che mangiano rocce. Ah sì, che morivano di fame. Esatto, che mangiano rocce, che in Ocarina vivono in un villaggio di pietra, però muoiono di fame. Ok. Adesso qua abbiamo il solito enigma difficilissimo da completare. Wow. Con le due bombe. Più o meno come trovare l'occhio incastonato. Esatto. Diciamo che gli enigmi qua non sono niente in confronto al gioco originale. Aia, però i nemici devo dire che un po' di male lo fanno. Vabbè, capita. Più che altro adesso ci sono quelli. E mi prendo già due mazzate. Intanto però c'era un uccello che non ho preso, mi piace. Fermo. Okay. E l'ho preso, mi sa. Vai. Eccolo, bene. Perfetto. C'è un cecchino là dietro che lo vedo. Lo so, soltanto che gli sto dando le spalle. E io colpito te nel tentativo di beccar lui, morto. Perfetto. Molto bene. Almeno lui riesce anche a colpire gli avversari. Oddio, un mini boss che è identico, mi sa, quello che abbiamo battuto nello scenario 3. Quindi la difficoltà aumenta. C'è il cecchino bastardo. Attenzione che ho preso il cuore e uccido il cecchino. Ok, molto bene. Adesso veramente in questo gioco colpiscilo. In questo gioco il gioco di squadra, scusate, il gioco di parole è veramente fondamentale, perché molto fondamentale. Eccolo qua. Ci ha dato anche un cuore. Sì, ebbene, siamo a vita piena. Molto bene. Stiamo procedendo proprio spediti e rapidi. Lavoro pulito. Esatto. Adesso vediamo chi ci troviamo davanti. Altri sgarri ovviamente. Questo gioco tra l'altro è molto immersivo, perché con il fatto che devi, almeno per il giocatore che usa l'arco, deve muovere lo schermo. Mirare. Anche per me che un ragno. Il ragno è veramente molto dura, me lo ricordo, perché ecco qua. Adesso dovrei liberarti, perfetto. È da colpire solo la parte, diciamo, molle. Eccomi qua. E in due è veramente un gioco da ragazzi. Esatto. Lì non riesco a vedere, però c'è un paio di uccelli che anche se non. Eccoli là, sì, li vedo. Sì, ma non serve, aspetta che. Aspetta che c'è. Abbiamo vita piena, quindi. Poi attenzione a questo. Ah, ma sono quelli che ti attaccano. C'è una cosa di bombe che adesso faccio esplodere. Molto bene. Molto bravo. Davvero. Ok. Oddio, aspetta, ci sono io qua. Devo proteggerti da questi sassoni enormi. Non è per niente facile, perché. Che sì, comunque la quantità degli avversari è davvero. Sì. Appunto. Questi qui non riesco a sopportarli, oh. Davvero. Okay. Devo riuscire a prendere l'uccello di là, se no. Eccolo. Io sto fermo lì. Ce n'è ancora uno da prendere. Vediamo se ce la faccio. Dai, prendili tutti gli uccelli. Qua un po' ambiguo. Però più intanto o meno come la prima No Pokémon Challenge con Onix. Per questo è così. Sì. Mamma mia. Video storici.
vi consigliamo di recuperare, esatto, perché per scoprire anche le nostre origini, per scoprire quando non eravamo ancora in grado di montare, esatto, di fare dei altra video, altra frase mia ambigua, di fare dei video decenti. Eccolo qua, un ragno come boss. Ragno. Due ragnoni come boss, uno non bastava ovviamente. Bello. Allora, cioè, va anche abbastanza... Tu sta dietro. Però mi sembrano molto forti. Aiuto. Oh mio Dio, non riesco. Sono intrappolato e non posso fare assolutamente niente per aiutare. Mi ha fatto, ragazzi, molto male. Due cuori li abbiamo persi, Bobby. Ho bisogno del tuo aiuto perché qua da solo non faccio niente. Purtroppo è così quando siamo in pochi con questi avversari qua. Mi sa che però comunque altri due cuori persi, attenzione. Non possiamo più essere intrappolati, però. No, siamo morti. Puoi colpire lui. Ok, sono riuscito in qualche modo a difendermi e a ucciderlo forse. Abbiamo un cuore. Ce l'ho fatta, un ragno ucciso. Uccidilo! Sì. Vai! Mamma mia! Mamma mia, ragazzi! Mamma mia! Madonna! Ma non avete idea, cioè. Veramente è stata dura, dai, a un cuore l'abbiamo conclusa, non più di tanto all'inizio perché era gestibile, ma mancava tanto così che il ragno mi prendesse e avremmo perso, dai. Però in qualche modo ho sparato una freccia alla velocità della luce e l'ho allontanato. Anche questa triforza, ragazzi, l'abbiamo presa come dei veri eroi. Allora qua ovviamente mi sono comportato meglio in questa partita, però ti stavo lì. Però dai, combo le ho fatte più io, però siamo lì. Molto bene. Bene, ragazzi, anche per questa volta direi che possiamo concludere qui con il video. Speriamo che sia stato di vostro gradimento, anche perché sono state due partite molto intense. E vi ricordiamo al solito di lasciare un like, di commentare e di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. E niente, possiamo... E noi ci vediamo al prossimo episodio di Endplay. Ciao! I like good pussy and I like good trees. Smoke so much weed, you whippin' the lean. And I get more ass than a toilet.